Salve a tutti e bentornati su Shadow Generations. Nello scorso episodio abbiamo fatto un livello fantastico che è questo, Kingdom Valley, lo adoro, è un livello fantastico. E quest'oggi andremo nel prossimo livello, ovvero quello che credo che sia Sunset Heights. Quindi lo raggiungeremo tra poco. Sono un pochino lento nel mondo bianco, però non è per niente un problema, anche perché comunque lo spazio bianco, anzi il mondo bianco non è grandissimo, quindi non ci vuole troppo passare da una parte all'altra. E possiamo andare in questo livello, per cui sono molto in hype, devo dirlo. Speriamo che gli abbiano fatto giustizia, perché Sonic Forces non gli aveva fatto assolutamente giustizia. Andiamo. Allora, esteticamente, ok, ci siamo, molto carino. Non so dire se è migliore o sullo stesso livello di Sonic Forces, perché non lo vedono un po', in effetti. Per adesso è ancora lineare come la sua controparte, però sembra che ci siano molti più elementi di level design rispetto al passato, il che è una cosa veramente fantastica. Questo, ok, questi sono dei badnik del gioco. Adesso vorrei andare da questa parte, perché ho visto che c'è qualcosa. Ok, c'era solo questo, va bene. Ok, che bello. Wow, speriamo che effettivamente ci sia molto più level design rispetto alla sua controparte. Aspetta, questi così, ok, sì, questi così sparano palle di cannone. Oh no, aspetta. Aspetta che ce l'ho fatta. Ce l'avevo quasi fatta. Posso tornare qua su? Oh, sì, posso. Ti prego. Ah, dai, ce la posso fare, eh. Dai. No. No, è scomparso. Ma no, ma dai, non posso prendere quel coso. Che fastidio. Vabbè, mi sa che questo livello poi lo rifarò, perché voglio prendere il grado S, perché in un livello di Sonic Forces non posso non prendere il grado S. Ok, vai. Nuova sezione. Nuova sezione, ok. Esteticamente è sempre bellissimo. Vai, proviamo a fare questo, visto che ci permette di farlo. Non posso salire. Ha senso, perché effettivamente non è molto veloce, cioè il getto non ha una forza abbastanza forte da... Una forza abbastanza forte, bello, da potermi tirare su se la velocità è nulla, o quasi. Perché ovviamente... Ovviamente se... Se chiaramente fermiamo il tempo, la velocità è nulla e la forza non può essere molto... Aia, queste cose mi possono colpire, ok, grazie mille per avermi avvisato. Ok, prendiamo questo, volevo prenderlo. Ma che cos'è questo gioco? È uno spettacolo, è fantastico il fatto che quella sia una cutscene all'interno... Oh, salve, all'interno del gioco. Devo colpirli... Ok, devo colpirli con questi. Immagino che sia importante colpirli, quindi vai... Perfetto. E adesso devo colpire tutti e tre? Sì. E adesso vado con te. Là sopra c'è qualcosa però, quindi andiamo su. E infatti mi serviva andare su. Ho preso solamente una cosa su tre. Posso colpirti? Non ancora. Oh no, no, no. Sì, con questo livello decisamente lo rifarò. Facciamo che andiamo dritti, che almeno non cadiamo. Non c'è nessun problema. Ok, io di solito... Cioè, non posso dire neanche che di solito non gioco così male, perché è la prima volta che gioco a questo livello, però... migliorerò, ok? Migliorerò. Andiamo di nuovo con te, e adesso super forza. Va bene. E andiamo avanti. Nello scorso livello non c'era... Per l'appunto non c'era Black Doom, ma oggi c'è, perfetto. È strano in effetti che nello scorso livello non ci fosse, però potrebbe avere senso. Oh, che bello. Perché se c'è Black Doom significa che potremmo ottenere un nuovo potere. Quindi, sì, è una buona cosa. Mi chiedo quale sia il prossimo potere che acquisiremo. Forse la quella specie di squid potrebbe darsi. Oh, salve.
Posso... Ok, sì, perfetto. Spero che sia una sorta di cosa magnetica che mi attiri direttamente là. Salve. Ti mando di lì. E forse posso prendere questo. Perfetto. Quanto sono belle queste parti. Sono bellissime esteticamente. Sono bellissime per level design, perché c'è un sacco di platform da fare. Cioè, guardate qua. Guardate, com'è possibile? Dov'era tutto questo talento? Ok, dov'era tutto questo talento nel 2017? Sega, Sonic Team. Cosa è successo? Cosa vi è successo? Oh, occhio qua, perché ci sono delle cose. Immagino di dover seguire i ring per non essere colpito. E infatti sì, ce ne sono altri. Per il momento non sembra. Perfetto, 1, 2, 3. E sì, come potete vedere, o per meglio dire udire, oggi ho riconquistato la mia voce. Yay. Ok, seguiamo sempre i ring perché mi sa che conviene. Ok, non so che cosa siano quelle parti viola. C'erano anche in... Oh mamma mia, ok. C'erano anche per appunto in nella colonna spaziale Ark, ma non penso di volerli toccare. Adesso andiamo di qua, perfetto. Sì. Oh wow. Quanto è bello il fatto che sia così viola. Ok, devo seguire i ring, mi sa. Vai. Perfetto. E adesso sono al sicuro, vero? Sì. Vai. Forza, facciamolo. E torniamo nel livello così, senza assolutamente niente. È fantastico, è bellissimo, non ho parole. Wow, 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 che bello. Che bello, finalmente Sunset Heights ha ricevuto giustizia. Questo livello lo rifaccio, lo dico subito, perché sì, voglio rifarlo un po' più in fretta, un po' meglio. Ok. Quanto sono inquietanti quegli occhi, mamma mia. Però non ho sbloccato nessun nuovo potere. Ok, forse devo completare anche l'atto 2. Sì, credo di sì. Vogliamo rifare l'atto 1 un attimo? No, dai, facciamolo dopo. Intanto, atto 2, che come al solito sarà in 2D, giusto? Però visto come è stato l'ultimo livello 2D, ho buone speranze. Ok. In generale mi sembra di vedere che... Oh. Ah, vero, le piattaforme che avevamo visto anche la scorsa volta. Dicevo, in generale mi sembra di vedere che questi livelli 2D siano molto più concentrati sul senso di velocità che effettivamente sul level design e sulle strade alternative, come per dire, nei livelli 3D. Il che non è per niente una cosa negativa, anche perché comunque delle sezioni di... scelta per la path giusta ci sono. Ok. E ho mancato quei nemici, che però sono molto soddisfacenti da sconfiggere, quindi spero di poterli rincontrare più avanti. Chaos Control. Why not. Ok. Non è servito a niente. Va bene, non importa. Salto a prete, salto a prete, salto a prete. Aspetta, vai, vai, vai. Perfetto. Ok. Mamma mia. Giù. Quanto sono belli questi livelli. Aia, questi livelli 2D. Il mio livello preferito per il momento continua ad essere quello di come si chiama? Kingdom Valley. Mi confondo sempre tra Castle Valley e Kingdom Valley. Non so perché, non hanno niente a che fare. Mamma mia. Ah, ok, devo scendere così a quanto sembra. Giù, giù. Vai. Perfetto, Chaos Control. Tanto perché sì. E di nuovo ho mancato quei nemici. Ah, ok, allora a quanto sembra sono abbastanza potente da poter... Sì, direi di sì. Da poter distruggere le casse quando sono in... No. In Chaos Control, anche senza fare la schiacciata. Il che ha senso perché sono veloce e quindi applico una grande forza su quei cosi. E quindi sì, ha tantissimo senso. Che spettacolo, quanto è bello vedere tutta questa azione all'interno del livello. Ah, adesso siamo... Oh, ho fatto bene a venire di qua. Vai.
Ho sbagliato, ma non importa. Aspetta, posso fare così? Oh sì che posso fare così, è come un attacco. Bello, non lo sapevo. È come se fossero distaccati lo sfondo, anzi il background e il foreground. Esiste una parola italiana per foreground? Non lo so. Devo pensarci, ma non penso. Allora, vediamo se... Sì, funziona proprio come attacco. Oh, finalmente sono riuscito a prendere questi nemici. Ok, mi ha spinto giù. Immagino che sopra ci fosse un collezionabile, quindi peccato non averlo preso, ma pazienza. Vai. Wow, anche questo livello 2D molto bello. Che bello che siano in grado di farmi godere appieno anche i livelli in 2D. Che poi avete visto il salto che ha fatto una volta che sono andato contro il muro, che mi ha permesso di prendere più altitudine, quindi di poter andare più in alto con... ok, bello. Di poter andare più in alto con il salto, e quindi fare il salto a pretera più in alto, appunto. Queste sono cose che mi piacciono. Posso fare una cosa del genere? No, non posso fare una cosa del genere. Va bene. Oh no. Ah, cosa è successo? Va bene, non importa. L'importante è... Ok, esatto, posso fare così. Si era visto anche nel trailer questo. Va benissimo. E fine. Wow, che bello, mi è molto piaciuto. 3 minuti e 11, 3 minuti di livello. Wow. Il mio preferito continua a rimanere appunto... il PS nel portale di Sunset Heights. Continua a rimanere appunto quello di Kingdom Valley. Però anche questo spettacolare. Per adesso tutte le mie aspettative sono state superate sostanzialmente su questo gioco, perché il level design è molto migliore di quanto potessi sperare. Maria. Grazie, Shadow. Dove hai imparato a combattere così? Devono provenire da un punto nel tempo precedente al disastro dell'Ark. Forse posso cambiare il loro futuro. Shadow, va tutto bene. Sembri triste. Starò bene. Staremo tutti bene. Trovate un posto dove nascondervi. Mi occuperò io di tutto. Okay, questa scena spezza abbastanza il cuore. Perché sappiamo tutti che Shadow non potrà cambiare il loro futuro. Però comunque ci prova. Una cosa che ho molto apprezzato è che Shadow non sapeva che fosse Maria. Pensavo ancora che quella che aveva visto all'inizio del gioco fosse una visione. Lui ha semplicemente visto qualcuno in difficoltà a causa dei Black Arms, appunto, e è andato a soccorrerlo, ma non sapeva che fosse Maria. Questa è una cosa fantastica. Ok, parliamo con loro. Shadow. Ho dedotto che ci troviamo in una sorta di anomalia temporale, quindi ho pensato che sarebbe stato meglio non interagire con troppi elementi per evitare un paradosso. Ok, quindi anche loro sono stati presi. Quando però sono stati presi loro? Ok, questa è una cosa curiosa. È solo un'illusione di... Ma... Un attimo. Gli occhi mi guardano per tutto il tempo? Ok, questa è una cosa fantastica ma inquietantissima. Va bene, non volevo saperlo. Quindi sì, quando è che loro sono stati presi? Sono solo un'illusione creata da Black Doom? Oppure sono stati presi a un certo punto e... Vabbè, lo scopriremo. Shadow, quando sei diventato così forte e sicuro di te? Che glielo dici? Glielo dico io, glielo dite voi. Facciamo così, andiamo direttamente... Oh. Ok, no, nessun nuovo potere per il momento.
Va bene, speravo di sì in realtà, ma pazienza. Dobbiamo prendere le chiavi, eh? Va bene, però intanto preferirei prima rifare il livello di Sunset Heights. Quindi, atto 1, rifacciamolo. Che almeno riesco anche ad andare un po' più veloce, riesco a prendere un po' di cose che ho mancato. Almeno spero. E quindi sì, vediamo un po' di nuovo come hanno gestito questo livello. Anche perché ho visto che all'inizio c'era una strada alternativa che potevo prendere per andare un po' più in fretta. Però mi piacerebbe trovarla. Oh, eccola qui. Easy. Ok, che bello. Davvero bello. Mi piace un sacco. Vai, 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 vai. L'unico livello che aveva una vera e propria scorciatoia era uno degli ultimi Sonic, in effetti. Ovvero... non mi ricordo come si chiamasse. Però so che è il livello preferito da un po' tutti. Di Sonic moderno. Cioè di Sonic... di Sonic Forces. Di Sonic moderni, di Sonic Forces. Ok, ce l'ho fatta. Però... sì, non è... Il problema di quella scorciatoia è che la scorciatoia non ti fa andare un po' più in fretta. Ti fa saltare completamente il livello. Aspetta, posso fare così? È così che devo fare, mi sa. Va bene, non posso girare la telecamera, un po' come in Generations base. Perfetto. Preso. Adesso mi manca solamente... Mi manca solo uno, in effetti. Aspetta, vorrei andare qua. C'è qualcosa? No, ok, non c'è niente. Devo fare molta attenzione. Va bene, vai. Ok, e adesso c'è la parte bella o non ancora? No, ok, non ancora. Adesso c'è la parte di side, anzi di quick step. Aspetta, posso andare qua sopra? Sì, posso andare qua sopra. Ah, ero andato qua sopra, in effetti, nella scorsa run. Va bene, avevo confuso le parti. Non importa. Salta. Salta. E... Aia, quel coso mi colpisce sempre. Va bene, cerchiamo di non farci colpire di nuovo. Se facessi così... Ok, no, mi interrompe il cross control. Peccato. Che bello. Che poi non è neanche... Cioè, non c'è neanche del lag prima di questa cosa. È proprio così. È proprio all'interno del livello. Queste sono effettivamente le... aspetta, posso arrivare da sopra però? Come faccio ad arrivare da sopra? Huh. Posso passare da qui? No. Come ci arrivo? Non ne ho la minima idea. Non so neanche se ci posso arrivare. Va bene, per il momento non importa. Poi nel prossimo run che farò sicuramente, perché sì, sono molto disposto a fare un sacco di run di questi livelli. Ok, vedrò se effettivamente è possibile arrivare da sopra oppure era solamente una cosa visiva. Non mi hanno colpito, nice. Non so che cosa io stessi dicendo, me ne sono completamente dimenticato, mamma mia. Ok, li ho colpiti, ottima cosa. E adesso posso colpirti per bene. Ok, vai. Siamo quasi giunti alla fine del livello, ma prima tocca di nuovo a lui. Posso saltare? Non posso saltare queste cazzi, non va bene. Ha senso. Ah, ecco, ecco cosa stavo dicendo. Queste sono le... le cutscene pre-renderizzate che ci vogliono. Un altro modo per poterti distruggere. Oh, che bello. Sono fatte benissimo. La cura con cui è stato fatto questo gioco mi sembra quasi incredibile per essere Sonic. Poi c'è anche una cosa bellissima che ci sono delle testate giornalistiche che dicono che i fan di Sonic non sanno come reagire al fatto che il loro nuovo gioco, anzi il nostro nuovo gioco, è stato recepito molto bene da un po' tutti. Quindi sì, è una cosa fantastica. Adesso andiamo da questa parte perché prima non ci siamo passati, siamo andati di là. Addio. Ah no, niente addio, giusto. Mi dimentico sempre che le lance non le sconfiggono, ma semplicemente stunnano i nemici. No, sì, ok. Ok, va bene. Meno male che il dash aereo è fatto così. Cioè il boost aereo è fatto così. E in tal modo non... Cioè posso salvarmi da cadute accidentali come quella. Adesso sappiamo che dobbiamo andare di qua, poi al centro, poi di nuovo di qua. Perfetto. E adesso la strada dovrebbe essere unica in teoria, giusto? Sì, perché entriamo di nuovo... Ah no, non ancora. C'è prima questa parte di rail. Però adesso entriamo di nuovo negli edifici. Adesso, visto che di qua c'è una cosa... Infatti, posso passare dalla parte opposta al buco? Cioè, dalla parte opposta a quella dove mi viene consigliato di andare perché c'è il buco?
per prendere... Ah, potevo andare anche di là. Vabbè, non c'è differenza. Per prendere dei ringhi in più. Allora, adesso sappiamo che dobbiamo andare di qui. Mamma mia. Vai. Per un per... Ci ho provato. Ci ho provato. Addio. Sì, sicuramente. Una delle frasi più cliché esistenti. E ci abbiamo messo un pochino meno tempo, perché siamo a 4 minuti e 55, quindi tempo superiore, 46 ring. Ho fatto tutto meglio di prima. Mi manca ancora il token della musica, ma per ora va bene così. Oh, che bello. Lo so che continuo a dirlo, però wow, è abbastanza surreale vedere un gioco di Sonic con tutta questa cura. Datemi un attimo che controllo quanto tempo siamo, se abbiamo tempo di fare un paio di sfide. Ok, sì, direi che il tempo non ci manca, quindi possiamo farlo. Adesso dovrei trovare effettivamente le sfide, però. Dove sono? Perché negli altri livelli era abbastanza facile trovarle. Aspetta. Ah, no, non potevo fare il coso. Va bene. Oh, devo raccogliere gli orologi. Va bene. Quindi non sono solo dei ring queste sfide. Va bene, andiamo con la manta perché facciamo più in fretta attraverso l'acqua. E vai. Uno l'ho preso. Poi l'altro dov'è? Di qua. Quindi non è solamente una cosa a prendere il collezionabile, ma effettivamente ogni volta che ne prendo uno ho più tempo per il seguente. Quindi sarebbe meglio sbrigarci. Non prendo quello per nessun motivo, perché so già che mi spinge dall'altra parte. E... no. Perfetto. Ed è finito. Di là. Ok, non è troppo lontano questo. Vai. Vai. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Corri, 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 corri. Ok. E manca l'ultimo. Sì. È là. E come prendo quello? Dov'è? L'ho perso? Mi sa che l'ho perso, cavolo. Vabbè, peccato, peccato, peccato. Va bene, pazienza. Andiamo... Ah, infatti vorrei parlare un po' con Omega, perché Ian Flynn recentemente ha consigliato sul suo Twitter di parlare abitualmente con gli NPC nel mondo bianco. Attenzione, Metal Overlord contiene una copia dei dati della tua forma di vita. Può utilizzare il Chaos Control per neutralizzare il tuo potere, ok? Me lo dici così? Ti consiglio di attaccare in modo rapido e diretto. Ah, va bene, quindi ci ha spoilerato chi sarà il boss. Anche se era abbastanza ovvio, in effetti, ora che ci penso. Ma, non importa, c'era comunque spoilerato, è colpa sua, non mia. Quanti... Ok, abbiamo solo 26 ingranaggi, ce ne servono ancora un bel po' per poter andare a parlare con Orbot e Cubot. Vorrei parlare anche con Big per vedere un po' che cosa ci dice, mamma mia. Ci chiede ancora di Froggy? Spero di no. Ok, che poi mi chiedo perché Big sia con noi. Non abbiamo mai incontrato Big. Va bene, non importa. Ok, no, dice sempre la stessa cosa. D'accordo. Ah, forse dobbiamo andare direttamente là per poter attivare le sfide. Va bene, proviamoci. È da questa parte che si va per arrivare da sopra? Pensa di no, in realtà. Vabbè, ah no, avevamo già trovato la strada per arrivare da sopra, perché ci penso. Perché dovrebbe essere da quest... Da... fermo un attimo. Ok, grazie. Dall'altra parte. Qua ci dovrebbe essere, infatti... non è quello che cercavo, però c'è comunque qualcosa. Era abbastanza ovvio. Questo è da Shadow. Immagino sia da Shadow. C'è questo, ecco, stavo cercando di dire... però dovrei trovare un modo per prendere il Chaos Control in fretta. Vabbè, per il momento facciamo che andiamo a scalare questo edificio e andiamo da Metal Overlord. Quindi a questo punto immagino sia lui il boss. Avrebbe tantissimo senso. Ok. Ah, no, non è qui che dobbiamo andare. Va bene. Comunque ci sta. Questo è da... Non ne ho idea, è da... Potrebbe essere da Sonic Heroes oppure da Shadow sempre? Non ne ho idea. Va bene, andiamo allora da questa parte. Ok, sì, sappiamo che da questa parte l'avevamo visto. Quindi possiamo passare da qui qui fuori. Qua moriamo, mi sa che qui moriamo, perché qua finisce il mondo. Va bene.
Non posso colpirlo, peccato. Forse quelle sbarre sono troppo grandi e non posso arrivarci. Oppure forse è lui che era troppo lontano e quindi il mio potere non poteva raggiungerlo. Possibile. Ci hai provato. Non ce l'hai fatta, ma ci hai provato. Salve. Sì, non ho le chiavi. Va bene, nel senso le chiavi me le sblocca fare, cioè andare dalla porta del boss. Quanto è inquietante questo coso, mamma mia. Ok, questo mi conduce direttamente dalle sfide. Ah no, mi conduce a livello. Ok, allora devo trovare un modo per arrivare alle sfide. Sfide che sono? Ah, me le mostra direttamente qui. Ok, 1, 2, su. 1, su. 1, 2 e... Occhio! Esatto, lo sapevo. Ah, non funziona più la cosa di Sonic Frontiers. Va bene. Perché in Sonic Frontiers era molto facile evitare di prendere danno perché perdevate i ring solamente una volta che eravate caduti a terra. Ma qui sembra funzionare in modo diverso. Posso raggiungerti, ti prego? Sì. Ok. Easy. Questo che cos'è? Attenzione alle palle di ferro. Raggiungi gli obiettivi in tempo mentre eviti tante palle di ferro chiodate. Va bene. D'accordo, quindi stavo dicendo, in Frontiers era facile evitare di prendere danno perché perdevate i ring solo una volta che toccavate terra. Qui invece no, in ogni caso perdete i ring. Ha molto senso, ma vabbè, era un po' più facile, insomma, cisare i danni nell'altro gioco. Ok, vai. Ok, mamma mia. Ok, uno, due e su. Vai. Non sembra troppo difficile per il momento, ma magari evito di parlare perché poi lo so già che finisce che me la guffo in maniera epica. Ok, via. Via. Saltiamo qui. 1, 2, 3 e un token. Grazie. E easy, fine. Ok. Molto facile. Molto molto facile. Abbiamo mancato un token, ma pazienza, tornerò in futuro qui a prendere tutto. I gradi S li posso prendere tranquillamente anche quando non registro, perché ovviamente i livelli li posso rifare se non faccio niente di nuovo. Però no, forse è meglio fare entrambe. Sì, lo so, meglio fare entrambe le sfide. Un solo ring, ok. Fai attenzione ai danni e aggiungi il traguardo. Questo l'avevamo visto anche in nella colonia spaziale Ark. Tra l'altro, visto che abbiamo visto la scorsa volta che possiamo prendere 4 chiavi però ce ne servono solo 3, significa che non siamo costretti a completare tutte le sfide. Siamo costretti a completare un po' di sfide, in effetti. Però sono belle queste sfide, quindi non me ne lamento. Un po' come non me ne lamentavo per niente neanche in Sonic Generations base, perché a me le sfide piacciono. Ok. Però dobbiamo completarne solo un determinato numero e possiamo decidere noi quali. Purché ne completiamo due nella stessa sezione. Ok, via. Adesso, perfetto. Vai. Stanno uscendo un sacco di recensioni in questo periodo. Io sto cercando di evitare il più possibile qualsiasi cosa riguardi questo gioco perché ovviamente non voglio spoiler. Però, wow. Ripeto che è... bello ma strano vivere in un mondo dove un gioco di Sonic è così tanto acclamato dalla critica. Ok, ho mancato qualcosa. Ah, mi fa tornare indietro, va bene. Ho mancato qualcosa. Cioè, non è vero, non ho mancato qualcosa. Stavo dicendo che avevo mancato qualcosa perché ero caduto. Ah, no, non è vero, ho mancato qualcosa. Ho mancato il grado S, bene. Vabbè, posso anche permettermi di rifarlo. Dura, quanto? Un minuto? Ma sì, rifacciamolo. Andrò più del livello medio in Sonic Forces, ma non importa, non importa. Noi non contiamo questa cosa, anche perché questo tecnicamente è un livello di Sonic Forces. E abbiamo visto che dura più di 5 minuti se si gioca male come me. Rifacciamo perché ho capito già che questa run non stava andando bene. Ok, vai, 1, 2 e... vai così! Va bene, non devo prendere danno oppure muoio. Questa sfida è molto più
Ok, molto più complicata di quello che mi hanno proposto, ma stavo dicendo che poteva anche andare bene, infatti andrà bene, sono sicuro che ce la faremo. E io non faccio per niente schifo a giocare a Sonic, ok. Vai, vai. Devo disabituarmi dai comandi di Sonic Frontiers, che quando faccio un salto, riesco effettivamente a controllare la mia velocità, perché qui è diverso, qui la velocità è gestita in modo, secondo me meglio. evitate di commentare, grazie, perché non sto vivendo una situazione molto complicata al momento, in caso non fosse ovvio. Dai. Non è colpa del gioco, è colpa mia che sono un inetto totale, però speravo di non essere ridotto così tanto male in realtà, se devo essere onesto. Va bene, dovrei forse calmarmi un pochino. Ok, ok, via, perfetto. Ok, ce l'abbiamo fatta quasi, sì. In teoria ce l'abbiamo fatta quasi, sì. Parlo bene, parlo molto bene. Anche quando riesco a parlare fisicamente, non riesco a parlare nella mia lingua. Bello, eh? Ok, salto. Perfetto. Salto. Non abbiamo più il boostil, che è un problema, ma ce l'abbiamo comunque fatta con il grado S, in teoria. Sì, ok. Easy, first try. Torniamo nel mondo bianco, sì, meglio. E dobbiamo anche prendere un paio di note, perché mi andrebbe di prendere un paio di note. Le prossime missioni mi sa che le farò all'interno di Kingdom Valley, perché Kingdom Valley è il mio livello preferito per ora. Quindi, sì, vai. Dai, non è difficile prenderlo, è molto lineare, sta girando in cerchio. Ok. Ed è Sonic Adventure 2. Sonic Adventure 2 Battle, tra l'altro, perché questi sono i personaggi di Adventure 2 Battle. Ok, come faccio ad andare verso qua? Di qua? Mi sa di sì. Sì. Ok, prendiamo anche l'altra nota e poi, ripeto, passiamo a Kingdom Valley. Dai, è facile prenderti. Perfetto. E questo è i modelli originali per Shadow. Potremmo anche mettere la skin di Terio solo in questi giorni, ma non adesso. Per adesso... Cosa è successo? Non ho capito, va bene. Per adesso ci teniamo Shadow normale. Magari per il post-game potremmo usare Terios. Ci sta, ci può stare come idea. Possiamo arrivare qua sopra così? Mamma mia. Ok, posso arrivare qua sopra così, vero? Sì, direi di sì. Ok, questo è raggiungere obiettivi in tempo senza farti colpire dai pilastri. Pilastri? Va bene. Pilastri? Quali sono i pilastri? Lo vedremo tra poco. Ah, sono questi pilastri, va bene. Quindi non devo non farmi colpire, devo non farmi schiacciare. Ha già più senso, vai. Non posso fare saltapareti su questi cosi. Ha senso. Vai. Fammi prendere questo coso. Ok, il token intendevo. Chiaramente. Oh no. Ho sbagliato. Dovevo aspettare giusto un attimo. Il problema è che potrebbe essere rischioso aspettare. Speriamo bene. Mamma mia. Ok. Vai. Perfetto. Adesso prendiamo di nuovo il token per bene. Ok, perché voglio sempre prendere il token. Adesso siamo fermi e andiamo. Mi sono fermato a caso. Va bene, mi sa che ho preso un muro, ma non l'avevo visto. E... saremo senza farci schiacciare. Ok, non ci avrebbe schiacciato in ogni caso. Oh boy, non sapevo. Non mi aspettavo che andasse in giù così. Corri. Adesso dobbiamo aspettare giusto un attimo e vai. Perfetto. Abbiamo perso il grado S, mi sa. Perché sì, è probabile che abbiamo perso il grado S. Aia. Che abbiamo perso il grado S.
E dai, lo so che sono i proiettili di Sonic 06, però comunque, ok. Ok, non mi ha schiacciato. Grazie, lo apprezzo. Però comunque potrebbe anche calmarsi un pochino. Vai, 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 che mi schiaccia. Ok. Che ansia, mamma mia, che ansia. Corri. Oh, ho perso. È stato molto inquietante il fatto che lo schermo sia diventato così nero improvvisamente. Ma, ok, rifacciamo. So già che questa run andrà decisamente meglio. Non so che cosa io abbia fatto, ma se mi permette di andare un po' più in fretta, va assolutamente bene. Vai, ok. Stavolta andrà sicuramente meglio, ne sono certo, ne sono sicuro. Cerchiamo di farlo andare effettivamente meglio. Su. Adesso appena qualcosa si alza, vai. Perfetto. Sono molto più avanti rispetto a prima, quindi 1 e 2, che almeno voi non mi date fastidio. E adesso su, 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 su e token così. Ah, le piattaforme le spostano, non le avevo neanche visto. Pensavo che semplicemente si spingessero fino a un certo punto. Invece no, si spostano proprio. Ok, vai. Corri, adesso devo saltare al momento giusto e giù. Per un pelo, mamma mia, ci è mancato pochissimo, ma tutti e tre token, tutti e tre i token ottenuti e grado S, quindi perfetto, non devo più rifare questa sfida, va benissimo. Vai, e nota d'oro, ok, quindi mi piace, e devo fare il 2 è finita, è dentro. Va bene. No, giù. Giù. Ok, easy. Ardi col train di Shadow, credo. Potrebbe essere Bingo Highway di Sonic Heroes. Bello. Molto bella Bingo Highway come traccia musicale. Via, 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 via. Come faccio a... Come torno su? Ah, di qua. Ok. Devo fare il giro. Ok. O forse no. Forse mi basta fare semplicemente così. Ok. L'ho resa molto più complicata di quanto non dovesse essere. Adesso cerchiamo di evitare quella chiave che altrimenti mi apre il pop-up e mi butta giù. Quanto tempo siamo? Ok, davvero perdonatemi se continuo a fermare per controllare quanto tempo siamo, però essendo che sto registrando la Steam, registro su un solo schermo e quindi non posso vedere la pagina di OBS, quindi sì. Comunque siamo a un bel po' di tempo, quindi magari ci fermiamo, domani facciamo le altre tre missioni e il boss. Quindi sì, alla prossima. Bella questa ringhiera, ok, così va meglio.